Domani piove. Continua a ripeterlo e ti accorgi che sta già piovendo. È l'inverno del nostro scontento, che non riesce a farsi estate gloriosa neanche al sole del sud. Eppure basterebbe poco a pensare che la pioggia non è sempre pioggia e che a volte sono gocce di rugiada, come allora. Era una giornata particolare di un tempo particolare. Erano giorni di dubbi e incertezze, di pensieri chiusi e albe scure. Il mondo sembrava cambiare in peggio e chi eravamo noi per immaginare che qua giù, proprio qua giù, sarebbe potuto andare diversamente? Tirava una brutta aria. Era come se ci si fosse immobilizzati tutti nell'attimo esatto in cui scendevano le ombre della sera. Fu allora che, come per incanto, venne fuori con furore lo spirito della nostra umanità, un vento a squarciare le nubi all'orizzonte per dire no, non deve andare così, non può finire così. Perché il carnevale, per noi, non è mai stato solo spettacolo, ma anima e cuore, afflato primordiale di una città che sa essere magica, che sa che il sorriso non è uno sciocco esercizio di stile, ma investimento sul futuro. L'approccio al domani di chi sa che domani, comunque, verrà. E in tanti si misero al lavoro, consapevoli che non sarebbe stata faccenda di guadagni e di perdita, ma di pura essenza, salvezza e redenzione dello spirito di un popolo. E fu subito fermento di forbici e matite, di stoffa e gomma piuma, di ingegno e libertà, e pieghe stropicce, e tagli e cuci, colora e incolla, metti la musica, maestro, e la danza, d'un tratto, cominciò. La nostra materia tornò a essere quella di cui sono fatti i sogni, risveglio di un mattino con una poesia giapponese a salutare il destino e le parole crociate a suggerire definizioni appese tra il verticale e l'orizzontale. Succede quasi sempre a febbraio, qualche volta a marzo. Quella volta era marzo, era il carnevale 2019, era a Manfredonia, alla volta che l'arcobaleno dipinse le nuvole sulla città. Rolls Royce, Rolls Royce.